Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un esercizio che io definisco padre di tutti gli esercizi per la parte inferiore del corpo, ovvero il piegamento delle gambe, chiamato anche squat. Lo squat è un esercizio fondamentale sia per l'attivazione motoria di tutto il corpo, sia per le risposte fisiologiche che esso genera. Prima su tutte, la risposta ormonale. Per eseguire correttamente questo esercizio bisogna tenere bene in mente tre regole. La prima regola: durante il movimento le scapole devono essere addotte, questo per mantenere una corretta posizione della parte alta della schiena. Seconda regola: durante il movimento la colonna vertebrale deve mantenere una curvatura fisiologica. Terza regola: l'esercizio va eseguito in accosciata, quindi in profondità, questo per attivare maggiormente il grande gluteo. Ma attenzione, se non si ha una buona mobilità del bacino, quindi dell'articolazione coxofemorale, bisogna quindi eseguire degli esercizi propedeutici. Vediamo adesso nella pratica come eseguire questo fantastico esercizio. Bene, ora passiamo alla parte pratica dell'esercizio squat, del piegamento delle gambe, insieme a Edoardo, che ci farà vedere come eseguire correttamente questo esercizio. Bene Edoardo, girati. Perfetto. Partiamo dalla stazione retta con le scapole addotte, le gambe leggermente divaricate, con le punte dei piedi leggermente extra ruotate verso l'esterno. Step 1, extra ruotiamo il bacino, alziamo le braccia, scendiamo, guarda, vai, stop. Noterete che la schiena è inclinata, ma è piatta, ok? Le ginocchia non superano la punta del piede. Questo per andare a sforzare l'articolazione del ginocchio, quindi i talloni non devono alzarsi dal suolo, ok? Secondo step, si ritorna in stazione retta, ok? Espirando. Riproviamo un'altra volta. Oh. Molto bene. Oh. E su. Di nuovo. Oh. E su. Inspiro quando scendo. Espiro quando salgo. Di nuovo Edoardo. Ok. Inspiro. Espiro. Inspiro. Notate la cosciata è completa. Perché vi ricordo che in questo modo il grande gluteo viene attivato maggiormente. Ok? Inspiro, scendo via. Oh. Uno. E due, ancora 5 volte, 1 e 2, 1, 2, 1, 2, l'ultimo Edoardo, molto bene, vediamo adesso una variante dello squat, ovvero lo squat prisoner con le mani incrociate dietro la nuca. Questo ci permette durante l'esecuzione dell'esercizio di attivare anche determinati muscoli della schiena, come ad esempio i lunghissimi del dorso, ok? Proviamo Edoardo, quindi la stazione retta questa volta prevede l'aggiunta delle mani incrociate dietro la nuca, tutto il resto non cambia, ne eseguiamo 5, via, 1, i gomiti ben aperti, 2, le scapole sono sempre addotte, vai, 3, benissimo, 4, 5, molto bene Edoardo, stop. Vediamo anche una terza variante, ovvero lo squat overhead, ovvero le braccia sono rivolte verso l'alto e sono parallele al meato acustico, ovvero all'orecchio. Proviamo ad eseguirne 5 Edoardo, vai in posizione, ok? Notate che le braccia sono perpendicolari e parallele alla nuca, ok? Via. 1, inspiro ed espiro, 2, vai, 3, 4 e 5, molto bene, ottimo. Bene, a questo punto possiamo salutarvi, avete visto ben 3 varianti dell'esercizio squat, prossimamente vedremo anche gli esercizi a corpo libero che io definisco essenziali, ok? Bene, ciao a tutti, buona giornata.